Adesso vi faccio vedere come faccio a fare gli angoli. Ecco, adesso punto qui. Così. E poi tiro il filo, lo sposto finché non faccio la curva. Forse è meglio puntare più in qua. Adesso metto su due fili qui nell'angolo, due fili doppi, così. Infilo qui nell'ultimo cordoncino, e li metto su così. Adesso faccio tre nodi, uno, due e tre. Questo qui mi serve da portanodi. Adesso metto su 5 fili doppi, però uno per volta, così. Come si fa a mettere sui fili quando si incomincia il lavoro? Fatti tre nodi con i fili che ho messo su. Adesso prendo il primo filo qua che ho legato, che mi serve da portanodi, e metto sui fili. Come mettere su quando si incomincia il lavoro, uguale. Adesso faccio il cordoncino con il filo che ho diviso metà qua di sopra. Così. Ecco.
adesso metto su gli altri fili, lavoro a specchio per fare l'altra metà. Adesso faccio il cordoncino come ho fatto dall'altra parte. Adesso faccio i lavori in mezzo come faccio dall'altra parte, prendo su. Ho sei fili di qua e sei fili di là. Quattro fili in mezzo e quattro di qua e quattro di là, così. E poi questa volta faccio il nodo piatto normale. Poi divido il bassetto del mezzo, che sono quattro, ne faccio due di qua e due di là, così. Poi lascio fuori due dei lati e poi lavoro con questi quattro, 4, 4, 8 e 2, 10. Lavoro con 10 fili, 2 del mezzo, 4 e 4.
adesso li faccio a parte, lascio fuori due, e poi quattro, quattro e due del mezzo che lo volete qua. Poi faccio i due del mezzo che diventano quattro, lascio su. Poi prendo su un mesettino di qua e di là da 4, così ho 4, 4 e 4. Ecco, adesso divido il mesettino. Adesso prendo l'ultimo filo che porta nodi, così. E faccio il cordoncino. Ecco, adesso lavoro lo specchio, adesso l'ultimo di due fili qua, ecco, questo è il portanodi e vengo in qua che faccio i cordoncini. Ecco. Adesso incomincio a fare colonnine. Da 5 nodi, 2 fili, così, 2, 3, 4 e 5. Uno, due,
1, 2, 3, 4, 5. Adesso qui nella puntina, perché a volte bene faccio bene le punte, ne aggiungo altri due fili da fare un altro coronino. Con l'uncinetto lo metto qui. Così si mette su, sempre come si mette fuori su i fili quando si incomincia il lavoro, uguale, ecco così, e poi faccio la colonnina sempre di segno di 1, 2, 3, 4 e 5, ecco così, e poi ne faccio, ne aggiungo due fili dopo anche lì, così fai un bello angolo. Faccio la colonnina, come ho fatto l'altra parte, 1, 2, 3, 4 e 5, ecco. Poi adesso incomincio a fare il cordoncino qui. Prendo su solo i due fili perché gli altri due vanno di là, ecco così, ecco. Adesso lavoro lo specchio qua, in quest'altra parte. Faccio un cordoncino anche qui.
qui viene l'altro mandolino. Adesso vi faccio vedere l'angolo finito. L'angolo finito viene così.